I misteri sono l'anima di Campobasso, una tradizione che rappresenta la città e il campobassano, e i bambini sono legati in modo inscindibile agli ingegni del Di Zinno. Bambini e misteri è un percorso formativo e culturale, un progetto dell'Istituto Paritario Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Campobasso che vede protagonisti piccoli alunni. Si è aggiudicato il bando Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione, pubblicato in collaborazione dai Ministeri dell'Istruzione e della Cultura, progetto che è stato illustrato in conferenza stampa. Il nostro focus principale è proprio il binomio bambini e misteri, perché è fondamentale per i bambini conoscere il proprio territorio, conoscere le proprie tradizioni, e in questo modo noi cerchiamo di arricchire il loro bagaglio di conoscenze, in modo che possano in questo modo anche far conoscere le nostre tradizioni e quindi la nostra storia anche ad altre realtà. Naturalmente utilizzeremo anche appunto delle nuove tecnologie che sono fondamentali, e anche perché mettono in contatto dei mondi anche distanti e separati. Un'iniziativa che vede coinvolti il Comune di Campobasso e l'Ufficio Scolastico Regionale. Diversi gli interventi in conferenza stampa per illustrare il progetto, con rappresentanti della Scuola Sacro Cuore, dell'Associazione Misteri e Tradizioni, docenti, esperti formatori. Un'occasione per avvicinare i piccoli alunni al linguaggio audiovisivo, come ha spiegato Roberto Faccenda, responsabile scientifico del progetto, che ha come culmine un cortometraggio. Il progetto innanzitutto prevede tre filoni differenti: la parte formativa con due docenti che si occuperanno di tre corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole materne. E poi ci sarà un incontro con i genitori e i ragazzi e i bambini per quanto riguarda la visione di prodotti audiovisivi che sono stati già scelti in la sala Alphaville, e poi la fase finale è un cortometraggio su misteri. Uno potrebbe pensare cortometraggio su misteri, ce ne sono fatte tanti di documentari o cortometraggi, ma la cosa interessante di questo progetto è che proprio saranno i bambini a parlare dei misteri.